Allora, Moonlight è nato in studio di Danti con Danti e Biggie Paul. Praticamente è nato dal voler creare una cosa un po' più leggera, un po' più spensierata, sempre per appunto ricollegarci al periodo che stiamo vivendo, che è un pochino più, si vede un barlume di speranza, e quindi niente, abbiamo fatto questa cosa un po' più estiva. E quindi volevamo riportare questo sound degli anni 80, questo sound molto fresco, cioè anni 80 rinfrescato. E infatti abbiamo lasciato molto spazio anche alla strumentale proprio per questo, per viaggiarci un po' più sopra. Poi per quanto riguarda il testo invece ho cercato di ripercorrere, diciamo, perché è un po' difficile in questo momento, però di ripercorrere tutte le sensazioni che provo nelle uscite con gli amici d'estate, magari il falò in spiaggia, oppure comunque magari la sera quando si esce e si guarda il cielo e si pensa che è bello, quindi magari questo immaginario qui. Sì. Allora, io mi sono divertita tantissimo a girarlo, oltre che per il team, per il fatto che mi sono trovata benissimo anche con la regia e tutto, anche per le comparse, perché cioè, mi sono trovata benissimo con i ragazzi. Infatti li ringrazio qui, in diretta, se posso. Certo. E niente, sì, l'idea che c'era dietro era proprio di ricreare questo immaginario di stare con gli amici, magari mangiare fuori, divertirsi, fare un po' di casino, poi magari prepararci per uscire, niente, fare le ragazzate che si fanno di solito. Infatti ho insistito tanto per una banalità che poi era un carrello, appunto, ed è stato divertentissimo appunto riprendere questa scena dove loro mi portano con un carrello che però mi ricordava tantissimo di molte serate con i miei amici, appunto, in cui ci trovavamo magari così a girare, a fare sciocchezze, diciamo. Sì. Allora no, in realtà la danza è una cosa che mi ha accompagnato per tutta la mia vita. Okay. Comunque sin da piccola ho fatto 9 anni di danza e, okay, e poi con la scuola e tutto ho lasciato, però mi ha fatto tanto tanto piacere ritornarci un po' su. E infatti dopo questa esperienza penso che è una componente che non lascerò più anche nella musica, perché vengono insieme, nel senso, nel momento in cui magari faccio una linea melodica mi viene già in testa il movimento, esatto. Quindi diciamo sono due cose che comunque vengono insieme, la musica, la danza, lo spettacolo. Quindi chissà, magari approfondiremo più in là. Allora, okay, io ho sempre cercato comunque di mischiare le lingue senza creare questo distacco netto. Quindi diciamo, quello che mi dici è bellissimo, cioè è proprio il mio obiettivo, appunto. In realtà è venuto molto da sé, cioè nel senso che io comunque le strofe le avevo scritte maggiormente in inglese e poi ho pensato, allora io voglio comunque più connessione con i miei fan, voglio comunque più feedback, cioè è bello magari che comunque i fan possano cantare tutta la strofa mentre fai un live, e quindi ho pensato, ma perché no, magari lasciamo alcuni termini un po' più slang per la nostra generazione, certo, che si usano comunque, quindi non nessun termine che ho utilizzato è lontano dal nostro linguaggio anche qui. Però comunque diciamo mischiarli insieme per non perdere questa componente inglese che per me è importantissima per la musica. Allora, quest'anno in realtà, nonostante le difficoltà, è stato un bellissimo anno in cui non è stato il semplicemente magari avere dei singoli di cui sono molto orgogliosa e fiera. Certo. Ma è stato proprio il poter collaborare con degli artisti che io stimo, con cui mi sono trovata veramente benissimo durante le session, con cui c'era veramente una bella connessione. E quindi ora, riguardando indietro, penso semplicemente che è stato appunto questa la parte più bella, poter giocare insieme con la musica, che poi è una cosa molto soggettiva, e quindi magari andare a guardarla più nella sua totalità, nel complesso, e quindi andarla a oggettivizzare non, al di fuori delle mie orecchie, diciamo. Sì, ma perché poi comunque al giorno d'oggi, magari prima era diverso, però ora comunque
video e musica secondo me vengono insieme, perché comunque bisogna dare quell'immaginario, bisogna ricreare le sensazioni che provo nella scrittura, altrimenti è un po' andare a depersonalizzare il brano, nel senso deve essere coerente comunque il tutto. Benissimo, Danti veramente è un grandissimo artista, una bella persona, un grande amico. Non potevo, diciamo, chiedere di meglio come accompagnatore anche, diciamo. È stato bellissimo fare delle session con Danti e Lauro insieme. Per Moonlight ci siamo trovati comunque a fare gli ascolti tutti insieme. Veramente, veramente bella come esperienza. Allora, io rispetto a Carry On sicuramente mi sento di aver capito molte più cose, ma anche di essere più o meno allo stesso punto, nel senso che la voglia di fare musica è sempre la stessa, se non di più, anzi, perché comunque con l'uscita di Carry On ero più che felice, ero confusa, sballottolata, mi sentivo tipo wow, che sta succedendo, mentre ora comunque ho la testa un attimino più sulle spalle, ho capito meglio il mio percorso e quindi mi sento sicuramente molto più sicura, molto più soddisfatta del lavoro che sto facendo. Allora, io non riuscirei a dire che non, cioè, io scrivo sempre perché la prima cosa, magari camminando, la prima cosa che mi viene in mente la scrivo così sulle bozze, magari poi è una parte di una canzone, quindi nel senso di scrivere quello sempre. Di live, cioè, io non vedo l'ora, l'ho anche detto in Moonlight, siamo stelle che cadono in live, perché veramente i live secondo me sono una parte fondamentale della musica, cioè il contatto con i fan, il feedback diretto che poi non è quello sui social, cioè quella è la parte più importante, quindi ben venga, non vedo l'ora.